Regola d'arte, benvenuti. Mariano Fortuny Madrasso è un personaggio la cui fama non è proporzionale all'importanza. Talento multiforme, egli caratterizzò veramente, come pochi altri, gli anni della Belle Époque, quel periodo del primo quindicennio del Novecento. Talento multiforme, si diceva, pittore, incisore, scenografo, ma lavorò anche nel campo dell'illuminotecnica, nel campo delle sperimentazioni teatrali e fu un grande disegnatore ed elaboratore anche di tessuti, fondando persino una manifattura. Era il figlio di uno dei più famosi e rinomati artisti della propria epoca, Mariano Fortuny y Marsal, che morì quando Mariano era molto piccolo. La sua formazione infatti avvenne soprattutto a Parigi, dove fu allievo di personaggi come Boldini, come Gérôme, ma poi la città eletta per vocazione, per elezione, fu Venezia. Mariano Fortuny y Madrasso vi si stabilì nel 1889 e 10 anni dopo stabilì il proprio atelier e poi la propria residenza in Palazzo Pesaro Orfei, dove visse gran parte della propria esistenza e morì nel 1949, quello stesso palazzo che oggi appunto è conosciuto come Palazzo Fortuny. La pittura di Mariano Fortuny è densa di innumerevoli suggestioni, che vanno dalla tradizione del Cinquecento e del Settecento veneziano alla grande scuola del simbolismo tedesco, soprattutto degli anni 90, ma anche con delle anticipazioni del Liberty, dell'Art Nouveau, tuttavia in una formula che è estremamente personale. Mariano Fortuny, in effetti, ha il pregio di modellare il proprio stile anche sulla base dei soggetti prescelti. Uno dei filoni più importanti della sua produzione, quello ispirato ai temi wagneriani. Mariano Fortuny, in effetti, fu un grande appassionato della musica e in particolare della musica di Richard Wagner, una passione questa che gli fu trasmessa da Rogelio de Guasquisa, pittore spagnolo, che fu per così dire per il giovane Mariano una sorta di mentore. Il wagnerismo è fondamentale in Mariano Fortuny sia perché instillò in lui l'idea dell'opera d'arte totale, sia perché fu fonte di molte suggestioni dal punto di vista tematico. I dipinti del ciclo wagneriano che si sono conservati in effetti sono ben 47, più numerose incisioni, e peraltro sono un filone tematico che caratterizza l'intera carriera di Mariano Fortuny dal 1890 fino al 1948, quindi alla vigilia della morte. In Wagner, Fortuny trova effettivamente un modello di poetica, di estetica, ma anche di suggestione musicalista. L'esempio wagneriano fu molto importante per Fortuny anche nell'indirizzarlo verso la sperimentazione nel campo teatrale. Fortuny in effetti elaborò un nuovo sistema di illuminazione a luce indiretta per la scena teatrale, che condurrà al brevetto della cosiddetta cupola Fortuny, un sistema molto importante e veramente rivoluzionario nel campo del teatro. E questa cupola, brevettata agli inizi del Novecento, sarà poi installata nei più importanti teatri d'Europa, per esempio il Teatro alla Scala, che la realizzò nel 1921. Ed è interessante che la prima opera che la Scala mise in scena con questo nuovo sistema illuminotecnico fu proprio un'opera di Wagner, il Parsifal, all'inizio del 1922. Dipinti, incisioni, fotografie, dispositivi illuminotecnici e scenotecnici, tessuti di raffinatezza straordinaria, assoluta, fuori dal tempo, sono gli elementi che compongono la sinfonia creativa di quello straordinario personaggio che fu Mariano Fortuny, che conformò anche il palazzo in cui egli visse al proprio ideale superiore di bellezza e di arte. Un ideale che noi troviamo ancora adesso vivo, palpitante, visitando un palazzo che lo rappresenta, nel cui ricordo è la traccia dell'esistenza e della produzione di questo artista multiforme, è ancora oggi viva e emozionante.